avete premiato prima della gara con il premio Minghelli come miglior under di questa stagione, insomma alla fine è bagnato anche questo trofeo con un gol che di fatto ha chiuso la partita. Insomma, tu chiudi una stagione regolare con tante reti, insomma primo anno da prof, puoi essere soddisfatto? Sì, no, sono contentissimo, più che per me, per la squadra. Oggi abbiamo portato a casa un risultato importantissimo. All'inizio partita sì, mi hanno consegnato il premio Lauro Minghelli, è la prima volta, il primo anno che lo fanno, sono onorato, anche perché la scelta era tra diversi giocatori. Siamo una rosa di tanti under forti, perciò è ancora maggiore, sono molto più contento. Ecco, poi è arrivato anche questo record, no? Chiudete imbattuti in casa il campionato, insomma ne avete parlato immagino anche nello spogliatoio in queste settimane, che valore ha per voi? Ti dico la verità, l'abbiamo accennato solo ieri, noi neanche ci abbiamo fatto più di tanto caso. Noi siamo così, guardiamo partita per partita e niente, non facciamo calcoli, vediamo di giocare la partita e fare il meglio. Adesso insomma serve l'ultimo sforzo, no? Per arrivare almeno quinti c'è da battere la Pistoiese. Sì, appunto, dobbiamo andare laggiù e vedere di vincere e sperare anche che le altre perdano punti. Ecco, tu sei stato, no, anche al centro del mercato a gennaio, insomma ci sono club anche di categoria superiore che ti seguono. Come stai vivendo anche questa tua parte comunque della carriera in questo finale di stagione? Io mi trovo benissimo qui, ci ho pensato pochissimo al mercato, pochissimo a cosa farò l'anno prossimo. Sto veramente bene qua, sto veramente bene. Quindi il mio sogno, come ho detto ai miei compagni, sarebbe la promozione in Serie B. È molto difficile, però ci siamo, ci proviamo.